passione, Gesù risorge da morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dalla prima lettera ai Corinzi. Dov'è o morte la tua vittoria? Dov'è o morte il tuo pungiglione? Dalle fonti francescane. Lui per tutti noi sostenne il supplizio della croce, strappandoci dal potere del principe delle tenebre e riconciliandoci con Dio Padre. Preghiamo, Gesù amato, vero Dio e vero uomo, non era possibile che la morte... Cerchiamo di formare due file per formare un'unica processione. Alterniamo la preghiera e il suono della banda. Quando la banda suona, cerchiamo di mantenere un clima di raccoglimento e di preghiera. Per cui formiamo due file a destra e a sinistra. Terza stazione, Gesù appare a Maria Maddalena. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redente il mondo. Dal cantico dei canti, ho cercato la mano del mio cuore, ma non l'ho trovato. Una voce, il mio silenzio. Padre nostro, che sei e sei, la santità di Dio. Thank you.
malati, i nostri bambini, tutti i giovani, coloro che non hanno un posto di lavoro. A lui ci affidiamo e insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Benedito il Santissimo Crocifisso. Viva! Thank you.
velocissimo. Veramente contento e profondamente commosso di tanti gesti di amore e di devozione al nostro crocifisso, anche se, come vedete, neanche quest'anno abbiamo potuto portare in processione l'immagine, quella originale. Aspettiamo qualche giubileo che potrà arrivare nei prossimi anni per poter vedere e contemplare in processione il nostro crocifisso. Comunque abbiamo l'altra immagine del Cristo in croce e soprattutto il reliquiario del fazzoletto che ha asciugato le lacrime del nostro crocifisso proprio oggi, se ci fate caso, 15 aprile 1798-2018, sono 220 anni esatti. Vedete, i nostri predecessori, i nostri avi, bisnonni, nonni, i nostri padri, ci hanno tramandato questa fede e questo atto di fede nel Cristo crocifisso che noi milazzesi dobbiamo naturalmente incentivare e coltivare ancora di più, trasmettendolo soprattutto alle nuove generazioni, a questi bambini che sono la gioia delle nostre case e la gioia della nostra parrocchia. Ma sappiamo che il modo di venerare Gesù e Gesù crocifisso e risorto non si esaurisce soltanto nell'allestimento di una bella festa come abbiamo, grazie a Dio, potuto realizzare quest'anno. Ci vuole, carissimi fratelli e sorelle, un qualcosa in più che ci deve caratterizzare, e questo qualcosa in più è la vita cristiana. Non siamo cristiani soltanto in alcune occasioni, non siamo cristiani soltanto quando ci sono dei sacramenti o dei funerali nelle nostre famiglie o tra i nostri parenti, non siamo cristiani soltanto quando accompagniamo un'immagine sacra durante una processione religiosa, siamo cristiani nella ferialità della vita, soprattutto domani, quando finirà tutto questo programma festoso dei festeggiamenti di Gesù e la vita ordinaria, la vita feriale, ci accompagnerà per lunghi tratti. Non sono le feste i lunghi tratti della nostra vita, sono alcune pause che ci devono dare la spinta e il coraggio per una vita cristiana feriale ben vissuta. Allora io penso che quello che Gesù crocifisso chiede a noi stasera è proprio quello di coltivare ancora di più la vita cristiana feriale da domani in poi. La vita cristiana quando siamo chiamati a vivere dei momenti di difficoltà, delle prove, quante sofferenze e quante tristezze all'interno delle nostre famiglie, malattie, lutti, problemi economici, incapacità di dialogo tra genitori, figli, incapacità di comprensione, di perdono nelle relazioni parentali, nelle relazioni amicali. Ecco, vedete, Gesù crocifisso e risorto viene ad illuminare e a dare forza a questi momenti molto concreti della nostra vita e delle nostre famiglie. E allora vivere la vita cristiana significa per noi mettere Gesù in tutte le cose che facciamo, mettere Gesù al centro
delle nostre vicissitudini, delle nostre fatiche, delle nostre fragilità, sapendo, e di questo dobbiamo essere non certi, ma certissimi, che Lui è con noi, che Lui ci ama, che Lui ha donato la sua vita per me, per te. E quindi il modo più semplice per poter ricambiare, corrispondere questo grande gesto di amore che è il sacrificio di Gesù consumato sulla croce per noi, è quello di amarlo, servirlo, seguirlo nella vita quotidiana. Questa è vita cristiana. E io sono sicuro che questo appello e questo desiderio del parroco troverà cuori sensibili, cuori generosi nel volere proseguire il nostro cammino parrocchiale e, perché no, il nostro cammino cittadino, perché al di là della suddivisione delle parrocchie, Milazzo è un unico popolo, un popolo santo di Dio che cammina dietro il Signore, crocifisso e risorto, aiutato e assistito sicuramente dallo sguardo materno, tenero della Vergine Maria e dei nostri santi, San Papino, San Francesco di Paola, San Francesco di Assisi, Santa Chiara e tutti quei santi che hanno segnato la nostra storia di Milazzo. Il riscoprire la bellezza di queste figure significa andare alle radici della nostra fede. Noi non siamo nati oggi, la fede non è sbocciata oggi, la nostra fede affonda le radici sulla testimonianza di tanti e tante che prima di noi hanno saputo offrire un luminoso esempio a questa città e di cui noi tutti, pastori e laici, dobbiamo essere i continuatori. Chiediamo a Gesù crocifisso, per intercessione della Vergine Maria, questa grazia di potere e volere coltivare la vita cristiana feriale e servire il Signore veramente in umiltà e in semplicità. Su questi desideri e su questi propositi, adesso desidero con tutto il cuore invocare la benedizione del Signore, la benedizione di Gesù crocifisso e risorto e la benedizione di questa specialissima reliquia che noi frati minori di San Papino custodiamo nel nostro convento, il fazzoletto che ha asciugato quelle lacrime sante che sono la prova tangibile, visibile di quanto Gesù ha amato Milazzo, di quanto Gesù ama i milazzesi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Viva Gesù crocifisso! Viva!
Grazie.